compagnia anche di Antonio Paris, un altro dei volti nuovi, un'esperienza che comincia per un portiere, un ruolo delicato e particolare nel calcio a 5. Sentiamo anche le sue impressioni al cosiddetto primo giorno di scuola. Salve a tutti, sono felice di giocare in questa società. Oggi è stato un allenamento abbastanza faticoso, però sono felice di essere qui e darò il meglio di me stesso. E devo ringraziare quindi tutti i dirigenti, dal mister dell'Under 21 e della prima squadra, che mi danno fiducia. Anche perché il primo giorno a lavorare con il gruppo dopo un po' di inattività, comunque con la fortuna di lavorare al fianco di uno di quelli che è considerato uno dei portieri migliori della categoria, come Filippo Brichier. Sì, infatti sono stato fermo un anno e ho questa fortuna di avere un preparatore molto bravo, anche il primo portiere è bravo, quindi spero di apprendere tanto da loro e di migliorare anche per il futuro e per dare una mano alla squadra. Il progetto Futsal Fiorentina ti permette di tornare a giocare e di ritrovare forse anche un gruppo particolare, pur essendo comunque in Serie B, vista anche le tue esperienze del passato? Sì, infatti, a parte che sono ancora under 21, quindi ho possibilità di farmi vedere soprattutto come giovane, giocando con l'under 21. Eccola. E per concludere, l'esperienza che ti porti dietro, appunto, malgrado la giovane età, vale un po' per tutte e due le categorie. Sei consapevole che la Serie B della Futsal Fiorentina riparte a caccia di una salvezza tranquilla, l'under 21 ricostruita adesso, ma obiettivi importanti da raggiungere. La Futsal Fiorentina, insomma, è una società sì che scommette sui giovani, ma bisogna anche vincere. Sì, infatti il settore giovanile della Futsal Fiorentina, secondo il mio punto di vista, è la più pregiata della Toscana. Infatti sia le juniores e l'under 21 sono molto forti e tutte e due puntano a vincere il campionato regionale ed interregionale. Non è mai troppo presto per pensare al futuro, specie se si hanno la faccia serena e i piedi vellutati di Andrea Guerrini e Gaetano Mangione, meno di 38 anni in due. Così, appena riprendono fiato, ci siamo fatti raccontare sensazioni ed esperienze di questo loro nuovo inizio a tinte viola. Con Andrea Guerrini, un altro dei nuovi acquisti della Futsal Fiorentina, un altro che ha percorso la particolare strada, anche se consueta, dal calcio a 11 al calcio a 5. Si comincia a lavorare il primo giorno, le impressioni di quando si passa dall'erba vera all'erba sintetica? Ma è un cambiamento difficile e spero di dare il meglio di sicuro. Sensazioni di una nuova esperienza che comincia a livello tecnico, il gruppo a cui ti sei incontrato? Con il gruppo mi trovo molto bene, è un gruppo abbastanza affiatato. E poi, come ha detto lei, il cambio da calcio a 11 a calcio a 5 è un po' diverso, cioè molto diverso, cambia molte cose. Cercherò di abituarmi, di dare il massimo e spero di piacere, insomma, al mister, ai giocatori e di integrarmi bene nella squadra. Guerrini, giocatore di giovane età, però insomma, con caratteristiche tecniche importanti e al momento una scelta, una volontà di far parte comunque del gruppo prima squadra. Sì, avevo questa proposta dalla società, mi ha accolto molto bene. Ecco, avendo magari potuto scegliere, cos'è che ti ha spinto a scegliere la Futsal Fiorentina? Sono stati un po' di incroci casuali che poi alla fine mi hanno portato a questa società. Io ho accettato molto volentieri e ora mi trovo qui. Aspettative per la stagione che viene, insomma, si va incontro a un campionato difficile, c'è la necessità di ripetere una salvezza senza passare dai play-out, gli obiettivi importanti in questo senso non mancano. Sì, io spero nella salvezza di questa squadra. Obiettivo personale, imparare a giocare a calcetto e dare sempre il meglio di me stesso. Grazie.
Ma in archivio il primo giorno di lavoro della nuova Futsal Fiorentina 2008-2009, tra i 15 volti di questa squadra in viola c'è anche quello di Gaetano Mangione, reduce dall'esperienza con l'Under 21 e pronto all'esordio tra i grandi, tra virgolette. Le prime impressioni di questo cominciare a lavorare nel calcio a 5 che conta? È abbastanza duro, molto impegnativo, molto tattica più che altro, che ci dà di concentrarsi, è molto difficile. Dai. Preparazione fisica che rimane comunque elemento fondamentale, ti abbiamo visto tra i più in forma al momento della fase della corsa. Sì, sì, sono giovane, c'ho da correre, meno quello ce l'ho. L'ambientarsi con il gruppo, i cosiddetti veterani, come procede? No, tutto bene, l'anno scorso comunque qualche approccio ho avuto in prima squadra, quindi tutto bene, confidenza, tutto bene ragazzi. Le aspettative per una squadra che insomma ha davanti un obiettivo importante come confermare la categoria della Serie B, è una composizione, una rosa giusta secondo te per questo obiettivo? Sì, sì, siamo all'altezza tranquillamente. È una guida tecnica che ultimamente ha insomma avuto tante esperienze con questa squadra e che in tanti hanno indicato come uno dei valori fondamentali di questa squadra. Sì, sì, anche l'anno scorso abbiamo visto, cioè un anno di esperienza abbiamo più ora, quindi va bene, ci si fa. Obiettivo personale per Gaetano Mangione magari anche giocare più in Serie B che con l'Under 21? Sì, l'anno scorso ho fatto l'esordio ma un pochino, due minuti. Quest'anno tenterò di giocare di più in prima squadra e magari anche un gol. C'è un pensiero o un ricordo per i compagni che rimangono così nell'altra formazione? No, spero anche loro vengano su, siamo tutti uguali. L'ultima domanda è per le aspettative di questa Futsal Fiorentina che è proprio dai giovani, insomma tu ne sei un esempio punta forte, non a caso formazione juniores, formazione under 21 e un'età media molto bassa. Sì sì, abbiamo vinto un campionato juniores, under 21 siamo dei terzi, si punta molto su giovani questa società, fa bene comunque tutti italiani, tutti giovani, quindi è un buono da questo punto di vista. Per tutti però la garanzia continua ad avere un nome ben preciso, Iuri Campofiloni. Niente protagonismi stile Mourinho, qualche appunto di meno, ma lo stesso sguardo attento di chi conosce molto bene il proprio lavoro. Non a caso, quando è possibile le sedute raddoppiano e visto che il gruppo Futsal non ha alcuna intenzione di separarsi, c'è chi fa di tutto pur di guadagnare qualche minuto di sonno. In attesa dei primi verdetti del campo, squadra e tecnico sanno già cosa li aspetta, tanto che nel dubbio hanno preferito mettere tutto nero su bianco. È il loro piccolo patto di ferro per restare uniti nelle difficoltà e mettere sul terreno di gioco tutto ciò che hanno. Unione, rispetto, impegno e serietà, oltre al naturale talento, il più semplice dei segreti è il grande segreto da cui ricomincia la nuova Futsal Fiorentina. Alle nostre spalle cominciano i primi giri di corsa per la Futsal Fiorentina 2008-2009. Dove siamo e come ci si comporta ce lo spiega il direttore generale Alberto Lazzarini. Sì, anche per questa seconda stagione di Serie B siamo di nuovo ai campi del CRAL dei dipendenti del Comune di Firenze e ci siamo trovati bene l'anno scorso, visto che c'è la pista atletica leggera per fare tutti i test che necessitano in vista della preparazione. Ci abbiamo due campi da calcio a 5 a cui da poter sfruttare per fare tutti gli schemi e tutta la parte col pallone, più una palestra attrezzata per la parte di potenziamento atletico. Che gruppo ha ritrovato la Futsal Fiorentina? 15 elementi con cui affrontare la Serie B, in che condizioni morali e psicologiche, oltre che fisiche naturalmente, sotto la guida di Iuri Campofiloni? Ma il gruppo oggi è il primo giorno di preparazione, sta sfruttando quello che è il lavoro fatto in queste tre settimane singolarmente ogni giocatore, perché l'allenatore aveva dato una tabella da seguire per ogni singolo giocatore. Diciamo bene, siamo alle prime fatiche ancora. Primo giorno di lavoro, come si inseriscono i nuovi? Invece, insomma, visto che lo spogliatoio, non a caso abbiamo visto grande coesione, grande serenità all'interno del gruppo, come si inseriscono i nuovi in questo ambiente? Ma sfruttando un pochino quello che fa anche Prandelli, il nostro allenatore, ha fatto fare ai singoli giocatori stilare un regolamento interno e la prima regola più importante che hanno scritto è fare gruppo unito, essere un gruppo affiatato
e chiarire le eventuali divergenze all'interno dello spogliatoio. Penso che questi ragazzi, già pronti e maturi, potranno fare una grande stagione e potranno affrontare tutte le problematiche che questo difficilissimo campionato li metterà di fronte.